Che insomma sa sempre trovare buone soluzioni a prescindere dal livello della squadra. Sbaglia Sebastian Vico, possesso Fortitudo, giocate 1 minuto e 50 nel primo quarto, ancora bisogna sbloccarsi al Palladozza da Candy, bravissimo Justin Knox a fargli spazio e Leo Candy va ad appoggiare i primi due punti. Fortitudo è abbastanza superiore a Forlì in questo momento, c'è più reattività diciamo nella zona orizzontale del campo, mentre in quella verticale comunque Forlì si difende bene. Errore dell'ito argentino Vico e al 6-0 di parziale di Forlì risponde un 5-0 aperto della Contatto, 9-8, siamo già entrati nella seconda metà di primo quarto, gara che per il momento scorre velocissima, bravissimo Routier, gran canestro. E quindi sta soffrendo abbastanza questo aspetto del gioco della Fortitudo. Bravissimo Nikolic a salvare questo pallone che sembrava già preda di Rotondo su un ennesimo errore offensivo da parte dell'Unieuro, 7-0 di parziale, Nikolic si prende la tripla, andata a bersaglio. Inizia ad assomigliare sempre più alla squadra dell'anno scorso, in che senso, coach? Beh, allora, intanto quello che vedo oggi, perché io la trasferta scorsa non c'ero, è che c'è un'ottima circolazione di palla, cioè quindi c'è molta più fluidità nel gioco offensivo e questo è importantissimo per tenere, come dire, viva tutta la squadra e trovare buone soluzioni per tutti. Nikolic si butta dentro e va a realizzare con bel tiro e bel canestro. Bravissimo. Da parte di Paulin che entra subito alla grande nella partita, 16-12 Fortitudo, la partita adesso è anche divertente, direi anche con personalità. Doppio cambio all'orizzonte per la Contatto, stanno per entrare Campogrande Italiano, la gara scorre via senza una sosta. Routier già due ottimi assist per lui, Nikolic ancora spazio per la tripla. E beh, insomma, al debutto al Palladozza, il nativo di Chicago sale a 7 come bottino personale, riporta meno 6 suoi, sì, 26-20. Forlì sta, insomma, è brava, rimane in partita, quindi tutto merito loro, chiaramente. Ripeto, gli ultimi 5 minuti di questo tempo si vedrà esattamente una chiave di lettura di questa partita per i prossimi minuti dopo l'intervallo. Bel canestro di Knox sull'ottimo suggerimento di Mancinelli, di fine secondo quarto, Crockett va a realizzare, decimo punto, ha giocato 11 minuti in tutto il primo tempo e ha già segnato 10 punti, meno 2, 6 secondi, sta per scadere il tempo, Routier scorribanda, bella palla per Italiano che sulla sirena realizza la tripla che porta tutto direi torna regolare, tutto regolare, tutto tranquillo, anche chi segue la partita da casa, tutto regolare, e in campo il diventa un comizio e non può anche andare avanti così. È il quarto fallo di Crockett, si lamentava sul giocatore a cui era stato fischiato il fallo Garelli, ora segna Knox il canestro del nuovo sorpasso Fortitudo, palla per Knox che prende un altro piazzato, lo va a sbagliare ma c'è rimbalzo d'attacco di Stefano Mancinelli. Ancora Routier, bella palla per Knox, bello scarico per Nikolic che fa saltare Crockett, scarica bene per Mancinelli che appoggia, rovesciato al vetro, grande con il pressing di Forlì. Sai, un attacco adesso vincente da Fortitudo vorrebbe dire un più 5, un più 6, quindi sai, può fare anche la differenza. Vediamo che attacco è stato impostato, c'è Gandini in campo per i bianco-blu. Comunque devono giocare al limite dei 24. E si va ancora da Mancinelli, spalla canestro, isolato contro Infante, il taglio di Raucci non servito, il ribaltamento di fronte, 5 secondi, 4, bisogna andare al tiro, vediamo Candy, penetrazione, super! Adesso anche la sua fisicità, perché neanche lui di fisicità, sta venendo fuori. Errore di Ferri, possesso molto importante per la Fortitudo, perché lo ricordo, siamo in una gara a bassissimo punteggio e quindi più 5 palla in mano, è una sequenza importante per i bianco-blu. La tripla di Leo Candy, protagonista, e non c'è un unico momento. Rimbalzo difensivo con una selva di mani a cercare di catturare e di far propria quella carambola. La palla ora è per Candy che si sente carico, è carico e carica tutto il Palladozza. Ancora Paulino, ottima esitazione, poi brutto passaggio per Crockett, ma bravissimo Mancinelli a metterci prima una mano e poi a completare il recupero. Ma Mancinelli ha le mani veloci, lo vedi anche quando recupera i palloni dopo i tiri che sbaglia. Routier, possesso che può significare tanto, tantissimo per la Fortitudo. Mancinelli si prende la tripla con un po' di esitazione.